Albano e Romina, colpo di scena a Sanremo. Lite furibonda dietro le quinte. Ecco cosa è successo. Grande esibizione per Albano e Romina e Sanremo 2020. Albano e Romina hanno emozionato il pubblico di Sanremo e ieri sera è stata una delle coppie più attese sul palcoscenico. In realtà i due artisti dovevano partecipare come concorrenti, tanto che il direttore artistico Amadeus ha cercato in ogni modo di convincerli. Se da un lato Albano sembrava avesse ceduto, dall'altra parte la Power ha fatto un passo indietro. Entrambi si sono esibiti con un pezzo scritto da Cristiano Malgioglio che ha lasciato tutti senza parole. Albano come un leone a Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco, molto contento di poter gareggiare di nuovo al Festival di Sanremo, insieme all'entusiasmo del paroliere Malgioglio. Qualcosa o meglio, qualcuno ha rotto quell'atmosfera. Stiamo parlando proprio di Romina Power, che ha mandato letteralmente tutto all'aria per paura di gareggiare insieme ai giovani rappers. Questi almeno sono i rumors circolati sul web nelle ultime ore e riferite da Alberto D'Agostino. Albano aveva anche pensato partecipare da solo, ma il brano di Malgioglio era per la coppia, tra l'altro scritto proprio insieme alla ex moglie. Romina Power dice no e mette in difficoltà il suo compagno. Dietro il rifiuto di Romina Power, pare ci sia anche un'altra verità. La cantante, come si è visto ieri sera a Sanremo, sembra non riesca più a cantare, tanto da aver scelto il playback. La voce di Carrisi ha sempre sopraffatto quella dell'ex moglie, ma oggi, dopo anni, la cantante non se la sente di esibirsi dal vivo una canzone intera e soprattutto in più serate. Tale motivo, sempre secondo alcune indiscrezioni, sembra essere stata la miccia che ha acceso una pesante discussione dietro le quinte. Infatti, durante l'esibizione, la coppia che si mostra spesso mano nella mano e guardandosi negli occhi, questa volta ha scelto quasi l'indifferenza. Nonostante tutto, Albano e Romina sono riusciti a portare a casa la loro vittoria, senza però non alzare un polverone mediatico. 2. Albano e Romina Sanremo 2020, lei si rifiuta di cantare un brano sulla fine del loro matrimonio. Albano e Romina Power sono stati ospiti del Festival di Sanremo nel corso della prima puntata di apertura andata in onda e lo scorso 4 febbraio 2020. Nelle ore successive si è tanto parlato della loro performance e sono stati svelati alcuni retroscena relativi proprio alla loro partecipazione al festival. Nello specifico a colpire è stato un retroscena legato proprio alla loro esibizione. Romina si sarebbe letteralmente rifiutata di cantare un brano relativo alla fine del loro matrimonio. Ovviamente nel medley che hanno portato sul palco dell'Ariston, non potevano mancare i loro più grandi successi come Felicità, Nostalgia, Canaglia, Virgola, Ci sarà e La siepe. Romina si rifiuta di cantare un brano sulla fine del matrimonio con Albano. La verità però è che il cantante di Cellino San Marco avrebbe voluto portare sul palco un nuovo brano inedito composto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni intitolato Per troppo amore, che però darebbe una lettura particolare e farebbe dei riferimenti alla fine del loro matrimonio. Ecco quanto recita un verso di questo brano. Per troppo amore mi sono rimesso in gioco. Ed era poco quel che avevo in cambio, per troppo amore ho trasformato in oro le tue manie pesanti come il piombo. Per troppo amore quante volte ho pianto nascondendomi dietro un sorriso. Non ho deciso questa lontananza né la mia fuga dal tuo paradiso. La traduzione sarebbe la seguente: di fronte al dolore, tu hai reagito andando da maghe e cartomanti e io, pur non condividendo questa scelta, ti ho assecondato perché ti amavo. In realtà non è servito a niente, ho perso il paradiso che tu eri per me. Insomma, i riferimenti alla loro storia d'amore e nello specifico alla fine del loro matrimonio sarebbero piuttosto evidenti.
E per questo motivo Romina avrebbe rifiutato di duettare con Albano con questo brano sul palco dell'Ariston. Il nuovo CD di Albano è Romina Power. La canzone è un'evidente dichiarazione d'amore che forse Romina non ha tanto gradito, o forse non ha gradito che avvenisse in pubblico. Albano però pare che abbia comunque incluso questo brano nel nuovo CD intitolato Raccogli l'attimo, un nuovo progetto discografico e che uscirà a giorni e che propone 4 brani cantati proprio da Albano e 4 da Romina. Questo album contiene il brano omonimo composto proprio da Cristiano Malgioglio e che è stato portato dalla coppia sul palco dell'Ariston, ottenendo un grande successo. Ci sarà poi un altro inedito intitolato Cambierà. Sulla scelta di questo brano, il cantante di Cellino avrebbe detto: sarebbe stato un peccato scartare una canzone struggente come Per troppo amore. 3. Albano e Romina 50 anni di matrimonio, siamo ancora sposati. L'attenzione mediatica in questi giorni resta concentrata su Albano Carrisi e Romina Power, che a luglio del 2020 compiranno 50 anni di matrimonio. La coppia ha già in mente qualcosa per un giorno così speciale come quello, coinvolgendo magari anche i fan nel mondo. Albano e Romina 50 anni di matrimonio. Come abbiamo avuto modo di spiegare anche nella pubblicazione di articoli precedenti, il 2020 è un anno davvero importante per Albano e Romina che compiranno ben 50 di matrimonio. Le nozze per i due cantanti rappresenta l'inizio della loro carriera in ambito internazionale, dato che dal momento in cui i due hanno deciso di unirsi in matrimonio hanno anche avviato la loro carriera musicale. Non a caso la celebre coppia ha sempre affermato di voler vivere insieme ogni momento della loro vita, motivo per cui dopo l'amore e le nozze è arrivato anche il sodalizio artistico sul palco. Il testimone di nozze di Albano e Romina, in occasione di una recente intervista, ha raccontato come i due cantanti avevano chiamato questo loro sodalizio artistico e amoroso squadra famiglia, dettato dal fatto che fossero sempre insieme e ovunque nel mondo anche con i loro figli. Albano e le sue donne. In questi anni Albano e Romina hanno sempre fatto discutere il mondo del gossip. Per via della loro separazione e avvio di una nuova vita del cantante con Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco e l'ex compagnia hanno messo insieme una nuova famiglia che si è unita a quella che Albano aveva già costruito con Romina Power, creando così una serie di rumors nel mondo del gossip, ma anche una frattura nella sua famiglia. Ricordiamo che Loredana Lecciso e Romina Power a oggi è oltre un decennio che non avrebbero più alcun tipo di rapporto. Albano è ancora mio marito. A ogni modo, a luglio del 2020 Albano e Romina compiranno 50 anni di matrimonio. Anche se parlarne oggi sembra una cosa molto strana, dato che i due hanno divorziato ufficialmente nel 2012. Ricordiamo, inoltre, che la coppia di artisti non ha mai chiesto l'annullamento del loro matrimonio religioso, motivo per cui per la Chiesa Albano e Romina sono ancora marito e moglie. A parlare di questo dettaglio della vita di Albano e Romina è stata la stessa cantante americana che ha dichiarato: Albano sarà sempre mio marito, al di là di tutto. Ci siamo sposati in chiesa e per la Chiesa noi lo siamo ancora. 4. Panico al teatro Ariston di Sanremo, improvvisamente colto da un infarto. Si sono vissuti attimi di panico mercoledì sera al teatro Ariston di Sanremo quando improvvisamente uno spettatore sarebbe stato colto da un infarto proprio durante l'annuncio di un concorrente in gara. Il Festival di Sanremo sta riscuotendo un grande successo e soprattutto Amadeus si sta confermando sempre più un grande conduttore ed innovatore. A contribuire a questo successo è stato anche Rosario Fiorello, che con la sua ironia ha sicuramente fatto salire lo share in alcuni momenti delle serate.
Tra tanta buona musica e tanti artisti in gara, sul palco del teatro dell'Ariston N. Hall sono mancati artisti soprattutto protagonisti della musica italiana. Tuttavia pare che ci siano stati anche degli attimi di profonda ansia per Amadeus e per tutto lo staff del teatro Ariston di Sanremo proprio nel corso della seconda puntata. Ma cosa è accaduto? Sarebbe stata questa la testimonianza dello spettatore che ha assistito alla scena davvero molto forte. Ad essere stato colpito dal malore è stato un uomo di 42 anni, che si trovava seduto in platea come spettatore. L'uomo, dopo aver accusato il malore, è stato trasportato presso l'infermeria del teatro dove è stato praticato un elettrocardiogramma e poi, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale di Sanremo a bordo di un'ambulanza. È stato così ricoverato dove pare si trovi ancora sotto osservazione per degli accertamenti. I drammi accaduti durante le varie edizioni del festival. Amadeus pare che abbia agito deciso di non fare alcun riferimento a quanto accaduto in sala in diretta. E di conseguenza tutti i telespettatori a casa, che stavano seguendo la manifestazione davanti alla televisione, non hanno sospettato di nulla quanto accaduto nella galleria del teatro dell'Ariston. Non è la prima volta che accade qualcosa di grave durante il Festival di Sanremo. Proprio durante il Festival del 1977, fu annunciato in diretta il suicidio di Luigi Tenco ed ancora l'edizione del 2005. Venne sconvolta dalla morte di uno dei presentatori più amati dalla televisione italiana, ovvero Alberto Castagna.